Pallino, si è ribaltato, si è anche ribaltato. Povero, C'è quello mio, mica ti dà la pappa, faccio, faccio il papaino. Cari figlioli, salve ben ritrovati in questo uh, nono episodio. Sì, sto perdendo i colpi, credo sia nono. No, sì, eh, sono anche un po' rasata. C'è stato un incidente di percorso. Non è stato volontario, vabbè. Allora, qua sopra al Quezal mi sembra di soffrire quasi il mal di mare. Che dite? Scendiamo, mi, mi lancio all'indietro così? Allora figlioli, non so, vi faccio vedere magari una clip velocissima dove vi faccio vedere che ho affrontato i drop. Che cosa significa affrontato i drop? A differenza delle arche precedenti, che essere sincero, questa non è un'arca, quindi sbaglio, a differenza delle partite, dei DLC precedenti, questa volta i drop non sono così facili. Non è che andiamo lì e ci danno tutto subito. No, bisogna conquistarselo. Ed è una cosa che mi è piaciuta davvero, davvero tanto. Perché nel momento in cui ci avviciniamo a un drop. Si attiva quindi si crea un campo, eh, una specie di scudo che noi dobbiamo proteggere il più possibile. Ci saranno poi 5 ondate di nemici che ci attaccheranno, saranno tutte creature corrotte. E vi assicuro che sono estremamente potenti. Con la nostra super arma di distruzione di massa, cioè lui dove è quello a 1200% di danno. Quello lì, sì, lui purtroppo non ce l'ho fatta, sono dovuto scappare via mi stavano seccando arrivano animali di livello 300, una cosa assurda fatto sta che però a seconda del livello di difficoltà quindi c'è il rosso, c'è quello di colore oro, c'è quello di colore blu che io ci sono riuscito a farlo ci droppano pa cose particolari una volta che abbiamo protetto il drop per esempio mi hanno dato questa bellissima balestra poi ci hanno dato sti affari qua che servono eh, a catturare gli animali un pochettino come le pokeball, non so come si chiamano, quelle dei, dei Pokémon, credo. Possiamo catturare gli animali però con un po' di limitazioni. Per esempio, si può fare una volta sola, poi se, se lo si fa una seconda volta si addormenta l'animale, quindi è abbastanza limitato, non è un uso infinito spropositato che si potrà fare di questo oggetto. Però torna davvero tanto comodo. Ha una scadenza, quanto pare perché c'è un countdown, c'è anche un frigorifero per poterli conservare un, frigori un frigorifero speciale però è tutta roba che si può craftare con il tech quindi noi siamo ancora parecchio molto distanti poi guardate mi hanno dato questa mi hanno dato questa che non userò mai tutte queste cose qua tutte regalate poi mi hanno dato anche ah mi hanno dato le due torte con il quale ho tamato le nostre due bellissime due dei nostri bellissimi montoni ho già fatto il piccolino il piccolino ve l'ho fatto vedere è cresciuto poi il suo figlio purtroppo l'ho fatto morire vabbè dettagli sono solo dettagli, da uno più uno meno cosa cambia? Mi sto facendo veramente il culo a farmare, veramente non mi passa più, ci va davvero tantissimo metallo per farmi sta benedetta fucina industriale, non veramente tantissimo, non mi ricordavo fosse così lungo, vediamo, mi mancano ancora, eh, eh, ciao, sono a 1000, dobbiamo arrivare a 2.5 è ancora lunga, eh figlioli. Poi una volta che abbiamo questa ci potremo fondere il materiale che ci viene droppato dall'Enforcer, quell'alieno lì e se siete d'accordo magari nel prossimo video vediamo l'enforcer e lo scout, lo scout è quell'affarino lì che gira perché figlioli in questo video, guardalo qua sotto, guardalo qua sotto in questo video volevo addomesticare il gacha, quel, quell'animale strano, il bradipone che ci fa tanti bei regalini mi sono detto lo addomestico così tanto per, giusto per completezza di informazioni da portare sul canale poi avevo raccolto delle sue cacche quando sono andato sotto e mi hanno droppato perle nere, metallo, cioè un sacco di belle cose. E quindi, forse, forse è il caso di tamarcene uno. Stavo giusto guardando un pochettino come si fa a tamare. Eh, si sì, mangia cose strane questo qua è praticamente definito l'aspirapolvere perché qualunque cosa gli butti Luigi se la mangia però il suo cibo preferito guarda un po non è schizzinoso possiamo dirlo eh. è il svomitazzo del, del nostro bel gufo stavo guardando poi il cibo preferito il secondo cibo preferito non ha kibble eh. sarà uno dei pochissimi animali creature che non ha le kibble il secondo cibo preferito sono tu, eh, muri di metallo, quindi alla faccia. <ride> poi, un tempo un pochettino più lungo, c'è il muro di pietra. Poi, ancora dopo il muro di legno. Poi c'è l'accetta in metallo e via dicendo. Fino ad arrivare al legno e alla pietra, che ci sono decisamente più lunghe. E infine le bacche, che sono veramente eterne con le bacche. Però se gli si dà solamente cacca di sto, Cioè il vomito di questo Ci si dovrebbe impiegare un 30 minuti Con un timing a 3x E io 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tecnicamente Dovrei essere a posto Credo Allora potremmo andare con il nostro Quetzal Anche perché il Quetzal E il Drago lo possono grabbare Però Draghi qua non credo Fammi volare oh, Che problemi c'hai Ah sì, eh, ogni tanto si glitcha sto animale Eh Continua a camminare, non lo so. Continua a camminare e tu invece non ti puoi muovere. Vabbè. Stavo, dice. Vola! Porca di quella. Ok. Ah, eh sì, e tra parentesi, figlioli, se sentite una voce del parlato, un po' così. Purtroppo sto utilizzando il microfono delle cuffie. Il microfono principale, quello da 100 euro. E campato esattamente. Due anni e un mese in modo da non poter fare nessuna richiesta all'assistenza. Me la sono proprio presa in quel posto. E eh, eh, auguri Dave. Vabbè appena posso ne compriamo un altro, altri 100 euro andranno via. Ma eh, a parte questi dettagli tecnici, stavo dicendo potremmo andare con il nostro Quetzal che lo può sia grabbare, poi con questa bellissima piattaforma potrebbe tranquillamente salire qui e ce lo potremmo portare a spasso. Ma visto che eh, volevo provare questa tecnologia, andiamo con il nostro guffetto che è molto veloce e proviamo a catturarlo, vediamo come funziona. Anzi, aspettate, per sicurezza ne prendo due, non vorrei che magari ne spreco uno e me la prendo in quel posto. E da quanto sto chiacchierando ho l'impressione che questo video durerà moltissimo e probabilmente lo taglierò a metà. Farò una fase iniziale dove vediamo queste cose, andiamo dall'animale, una fase secondaria che poi proveremo l'animale, mm, credo di sì. Bene, andiamo con il nostro super gufo, veramente una creatura molto importante in questa mappa. Allora noi dobbiamo andare laggiù, poi vi faccio vedere anche qual è l'entrata. GPS ce l'ho così vedete per bene la posizione. Allora, figlioli, guardate, guardate dove ci troviamo. Allora, qui è il bellissimo pinnacchio della mappa. <ride> Laggiù c'è la nostra cittadella, lì c'è l'obelisco verde, tutto a destra. Là sotto in quel buco lì si entra in una sorta di aberration, una mappa sotterranea che mi è, è sembrata anche abbastanza grande. Io l'ho guardata così un po' velocemente, davvero tanto carina, molto erbosa però non come aberration. Sulla mappa ci troviamo esattamente in questo punto qua, adesso già che ci sono, già che ce l'ho vi faccio vedere anche il GPS, 36.19 36 poi lo vedete laggiù. E ci buttiamo giù. Povero uccello, lo stiamo spennando. Figlioli, lo stiamo spennando. Quante cavolo di piume perde. Guardate come andiamo giù, bellissimo. C'è un vecchio obelisco distrutto, che però è acceso, pare funzionante. E poi giù nelle fantastiche caverne di Ark. che Sono veramente un qualcosa di magico. L'altro allora, giorno, quando ci sono entrato, ahimè, eh, mi, mi, facevo, mi sflesciava. Era un, era un po' buggata la grafica. Speriamo che adesso non lo faccia più, soprattutto se avevo un qualcosa come la mappa, come l'accetta... No, sì, ogni tanto lo fa ancora, guardate, mannaccia. Però carino, molto bello, a me le grotte di Ark veramente mi sono sempre tanto piaciute, la mappa Berrescio è stato un qualcosa di unico per me. Allora, non sono... le non sono creature tanto rare, almeno io le ho trovate abbastanza facilmente. Eh, ovviamente adesso non ne troverò nemmeno uno. Che, che fai cammini in cielo così <ride> qui avevo preso il nostro castorino che poi ho tamato vediamo 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 allora qua c'è un po di metà no ah c'è l'acqua cavolo non l'avevo vista vieni gufetto allora un pochettino di metallo qua uh guardate lì che cosa c'è figlioli Guardate quella cosa rossa sul muro, gli alveari, e questo è molto importante perché per tanto tempo mi sono chiesto dove sono le api, come faccio a farmi il miele. E qui ci sono, adesso sarà l'obiettivo magari di un'altra missione, però ci dobbiamo poi prendere l'ape regina e ci facciamo uno o due alveari, sì, magari anche due. E poi oltretutto la visuale qua del, del, nostro, del nostro gufetto è veramente mitica per farci individuare i nidi, guardate, si vede molto bene anche di qua. Là sotto c'è un raptor bastardo. Maledetti raptor, come li odio. Poi da quando li, hanno quando li hanno aggiornati che ti possono buttare giù dalla sella. Li odio ancora di più. Allora, gacha oh, era pieno qua di gacha No, pieno no. L'avevo trovato subito. Guardate quanti castorini, sarà pieno di dighe, penso. Non le sto vedendo. Però penso che sia pieno. Guardate che bello. Guardate che magnificenza. Eccone uno, figlioli, guardate dove si è imboscato, se n'è andato lassù. Vediamo che livello è, livello 20. E adesso, a questo punto, non lo so: un livello 20 piuttosto che un 100, cos'è che cambia. Forse droppa più velocemente poi i regalini. Presumo io, perché altro non fa. E poi questi qua smollano le loro cacche, che già di per sé sono molto buone. Ciao, scimmietta, non è che magari mi scende lei, no? Che qua è un po' scomodo, sa com'è. Soprattutto, faccia la cacca, please, faccia la cacca. Vediamo là sotto se c'è della cacca. No, c'è un raptor, rompi palle. E che due. Famosolo fuori. No, ecco, lo sapevo che mi buttava giù. Però sono ancora sopra. Scusami, eh. Aiuta! Curiamoci, va. Curiamoci subito, thank you Vai che io ti congelo tutto Sì Grande gufetto Allora sto qui Non è che potresti Ti spingo eh Ti spingo Sì lo sto spingendo Sì magnifico Aspetta no Non è tornato su bastardo Scendi giù Cadi Ok Perché c'è sta musichetta? Tu non mi vorrai mica attaccare no? Ok che qua tutti mi vogliono uccidere. Tutti mi vogliono male. Allora, ancora qua su non mi piace. Adesso se si butta... A parte che non sarebbe male perché magari qua su non arrivano predatori. E magari ce lo addomestichiamo facile. Che ne dite? Certo che gli addomesticamenti... Fa... Oddio, che succede? Guardate, guardate che roba. Vabbè, ce lo, do... ce lo dobbiamo subire così. Allora, prendiamo la sua cacca. Tu mi raccomando, mangia. E producici altra cacca. Anzi, guardate. Facciamo altra cacca, subito, così. Vai, svom svomita gli la cacca. Eccola lì. <ride> Mangiatela. Vediamo di quanto sale. Col timing a 3 per. No, mangiati sta, sta porcheria qua. Ehi. Aspetta, non vorrei che mi despawni. 45 secondi. Bravo, se l'hai mangiata. Vediamo. Di quanto sale. Fammi vedere il timing, please. No, tu stai fermo. Non è salito il timing. Perché? Forse perché non gliel'ho dato io. No, che scemo. Va bene, ne possiamo produrre quanto ne vogliamo, basta che ci congeliamo. Mi ha congelato anche lui, povero, scusa. Vabbè, io ti curo, ti voglio già bene. <ride> basta che consumiamo la stamina, lui mangia e dopo un po' ci svomitazza di nuovo quell'affare lì. Prosto giro lo prendiamo e lo odiamo noi. No, non me lo svomitazza. Ah, ma mannaccia, vabbè. Cominciamo a prenderci questi. Vediamo un pochettino, soprattutto con quale velocità se li mangia. Perché ancora non lo so. Allora, to. Mangia sta roba qua. Questo ben di Dio. Sì, <ride> bravissimo. Vediamo adesso il timing. Ok. Con uno del 28% ha moltiplicatore timing per 3. Ok. Quindi in teoria ne bastano 4. In teoria sì. Poi vediamo un pochettino. Non mi dice di che ha fame o meno. Non lo so. Io provo a buttargliene già un altro. Vediamo un pochettino. Vai. Vediamo se mangia così in continuazione. P sì. Oh che figata. Si tama roba abbastanza in fretta. Guarda come si lecca le dita. <ride> <ride> si è leccato le dita oh, fantastico 47 ok buono. Oh, guarda te ne do ancora visto che ti piace così tanto ti do un'altra leccornia guardate come mangia velocissimo qui sono facili da tamare sti affari a patto di avere ste cacche qua venghi 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 loro signori oh fantastico Fantastico! Come lo chiamiamo? Non lo so, magari ditemelo voi nei commenti, poi se me lo ricorderò. Cambierò poi il nome. Allora, bene, figlio, è stato facile. Ma fantastico. Allora, vediamo un pochettino. Eh, beh ovviamente io la sera me la sono dimenticata. Pochissima vita, 1600. Vigore, pochissimo. Ossigeno zero, quasi cibo tantissimo. Peso 6,38, ok. Poi, se non sbaglio, ha la capacità di portare il doppio del peso per quanto riguarda legno e pietra, se non sbaglio. Poi, comunque, in descrizione, figlioli, io vi metto tante informazioni, tra cui il link alla pagina ufficiale della wiki, il server Discord per chi volesse unirsi. E poi qualcos'altro Quello che mi balena in mente Non lo so Danno è meglio lasciare perdere Velocità Stendiamo un velo strapietoso Abilità di fabbricazione Ecco Credo che se aumentiamo questo Ci crafta più velocemente quei cristalli Oh ma com'è che sto giro non mi ha craftato nulla? L'altra volta gli ho dato due pezzi di legno E lui ha incominciato a cagare i cristalli Che poi quei cristalli una volta che li prendi Si trasformano in quel qualcosa Vediamo se riesco a scavalcarci Sopra Dammi quel cristallo lì No, vabbè. E allora proviamo sto affare qua, vediamo come funziona. Allora, si possono catturare sol solamente animali tamati, quindi con i wild non serve a namazza. Tu eh, fermo, eh. Spostiamo lui che non deve essere catturato. Vediamo un po' come funziona. Faccio così, poi tastino sinistro e no. Tastino destro? Sì, così mi devo avvicinare un po' di più. Lo stiamo catturando, pokemizzando. Oh nice! Una cosa, quando si fa questo perde tutto quello che ha nell'inventario. Eh! Dammelo! No, dove l'hai buttato? Che io li volevo. È caduto sotto, ma che sfiga. oh Stavo dicendo, se la creatura eh, già tamata che avete pokemizzato, diciamo così, ha qualcosa nell'inventario, lo lascia a terra. Non può essere portato dentro, in questo aggeggino, Bensì ce lo dobbiamo prendere noi. Guardate che figo! C'è una sorta di DNA che alleggia sopra. Molto carino! E non ha influito neanche nel peso, guardate, non mi ha alzato praticamente il peso di niente, quindi molto bene. Bene figlioli, adesso, adesso uscire di qua è un'impresa, <ride> non ricordo che strada ho fatto. Sì che botta di culo ho trovato subito l'uscita, bene. E l'altro giorno avevo incontrato lui, credo che sia lui, che è qua proprio vicino all'entrata, questo è livello 55, ecco forse ci saremmo dovuti fare questo. Eh. Però adesso non ho abbastanza cacche, guardate quanti guardate, uh, questa cosa è tipo Redwood, bella, mi piace, oh, uh, stanno combattendo, ma dai, poverini, mi sa che fa faranno una brutta fine, quei poveri brr di poi, 95, non sarebbe stato male, 45, che bello, oh, vedere sto belisco così, mi piace un casino, davvero molto bello, poi qua sotto, non lo so, eh, sembra che la grafica sia più nitida, più pulita, forse non c'è l'effetto nebbiolina che invece c'è in superficie, però la grafica è particolarmente piacevole, bella, mi piace. Cascate, cascate di qua, cascate di là, io mi spenno ogni volta che scendo. Che impressione vedere un obelisco buttato giù così. Fa strano. E poi è tutto acceso così, sembra anche funzionante. Sì, usciamo da questo pertugio qui. Oh, guardate che bello spiazzo che c'è qua. Ecco, qua farsi una bella base non sarebbe mai. Ma perché sento sto rumore? Tipo che sto bruciando. Oh. Non lo so. Però guardate che bello qua, qua c'è uno spiazzo veramente enorme. Siamo proprio all'entrata della, della caverna. Uh, c'è una nota, io le note le amo. Vediamo un po'. Oh, che figo! Wow! Tutto in 3D, posso anche girarlo. È figata. Grazie, thank you. Bellino, bellino, mi piace un sacco. Va bene, dai, noi torniamocene in base. Oh, ok. Benissimo. Allora facciamoci subito la sella a Vediamo un pochettino. Ok, richiede richiede chitina, fibra e pelle, quindi niente di che. Guardate che buffa che è la sella. Questa sella è davvero molto particolare. Ah, ce la possiamo fare noi non dal banco. Sì, ok, vai. Guardate che carina liconcina qui, c'è la sua faccina un po' particolare che ci ricorda che ce l'abbiamo in tasca. Allora, qua come va il mio metallo? Dammelo. Vediamo qui invece. No, ho sbagliato. Aspetta qui. Qua ancora ce n'è. Allora, facciamo che prendercene uno stock qui lo mettiamo qua, così velocizziamo un pochetto vai. Bene, cari figlioli, e mentre io zompetto con le zinne che fanno boing boing boing, per questo episodio è tutto, noi nel prossimo episodio ci equipaggiamo sto animalazzo qui, gli mettiamo la sella e vediamo se ci sgancia un po' di bei regalini. Nel frattempo, voi mi raccomando, lasciate un bel like, condividete e ci vediamo domani, prossimo video. Ciao a tutti!